Una barca B sta risalendo un fiume A controcorrente con una velocità di 4 metri al secondo relativamente all'acqua. Un osservatore sul molo M vede la barca muoversi verso valle alla velocità di 1 metro al secondo. Qual è la velocità del fiume rispetto all'osservatore sul molo? Disegniamo la nostra situazione. Quindi abbiamo un fiume è la zona valle e questa è la zona monte. Quindi l'acqua del fiume sta scorrendo da monte a valle con una velocità V. Velocità dell'acqua. Poi abbiamo sul fiume una barca che si sta muovendo controcorrente, una barca P, con una velocità VB di 4 metri al secondo. Abbiamo in questo caso un osservatore che è sul molo, che sta guardando quello che succede e vede come risultato finale che la barca si sta muovendo a valle con una velocità di 1 metro al secondo. Allora, innanzitutto prendiamo una direzione e definiamo un verso della velocità. E in base al nostro sistema di riferimento della velocità andiamo a scrivere la composizione delle velocità rispetto all'osservatore che è sul molo, sia della barca sia dell'acqua. Allora abbiamo che la velocità finale come vettore sarà uguale al vettore velocità barca più il vettore velocità dell'acqua. Andiamo a togliere i simboli di vettore e andiamo a sostituire al posto del simbolo del vettore il modulo del vettore velocità e il segno più o il segno meno delle velocità rispetto al nostro sistema di riferimento delle velocità che abbiamo identificato col rispetto al verso che va da monte a valle. Quindi la nostra velocità finale la potremmo scrivere come, siccome la velocità della barca va da valle a monte, a verso contrario rispetto al nostro sistema di riferimento delle velocità, quindi metteremo meno la velocità della barca. Mentre la velocità dell'acqua ha lo stesso verso rispetto al nostro sistema di riferimento di velocità, metteremo più velocità dell'acqua. La nostra velocità finale, come ci dice il testo, ha verso da monte a valle. Quindi abbiamo lasciato il segno più davanti alla velocità finale. Adesso andiamo a sostituire i valori, i moduli di queste velocità per quelle che conosciamo. Quindi la velocità finale sappiamo che è 1 metro al secondo, uguale, la velocità della barca sappiamo che è 4 metri al secondo, quindi il segno meno davanti, 4 metri al secondo, più la velocità dell'acqua. A questo punto la velocità dell'acqua ci viene uguale, il 4 lo portiamo di là dall'uguale, 1 più 4 uguale 5 metri al secondo.